Le Iene, scherzo, a Nadia Fanchini. Il suo amato compagno si è fatto castrare. Le Iene, scherzo, a Nadia Fanchini. Vorrebbe una famiglia numerosa, ma il compagno è sterile. Le Iene hanno organizzato un nuovo terribile scherzo e questa volta la vittima è stata l'ex sciatrice alpina Nadia Fanchini. Il compagno David ha spiegato che Nadia ama le famiglie numerose e ogni tanto parla addirittura di numeri da squadra di calcio. Lui invece è un po' preoccupato ed è per questo che le Iene faranno credere alla sorella Fanchini che David si è sottoposto a vasectomia in maniera volontaria nell'ambito di un altro intervento avvenuto. In una mattina d'estate, Nadia Fanchini torna a casa con il figlio Alessandro. Dopo pappette e ninna nanna originale, il bimbo non ne vuole sapere di dormire. Nadia e David si recano in visita dal cardiologo che ha operato l'uomo. Il dottore arriva subito al punto e chiede a David se ha avuto problemi di disfunzionalità sessuale. Alla domanda risponde di no, anche Nadia. La Fanchini però non riesce a capire il motivo della domanda del medico e che cosa c'entra con il cuore. Il dottore fa uno spermiogramma a David e, tornati in studio, spiega a Nadia di averlo rimesso a nuovo. I due vanno via e in macchina chiama la mamma di lui per sapere cosa ha detto il medico. L'ex sciatrice continua a non capire la faccenda dello sperma. La mattina dopo Nadia si sveglia, ma non trova David. Lo chiama continuamente e lui le spiega che sta facendo un esame. Non contenta, la Fanchini chiama in ambulatorio, dove le dicono che il suo compagno non c'è. Al rientro in casa dell'uomo, Nadia inizia a fare domande e lui spiega che in base allo speriogramma è risultato che è sterile. Nadia Fanchini chiede a David se ha detto al dottore che ha un bambino, ma purtroppo l'uomo è sterile da sempre. L'ex sciatrice alpina non riesce però a capacitarsi, visto che Alessandro è nato da poco tempo e 15 mesi fa non era dunque sterile per nulla. Nadia capisce subito che c'è qualcosa che non va. La Fanchini decide di andare a informarsi su internet, dove scopre che potrebbe essere stato il Covid-19, visto che in America i giovani mettono il seme in banca perché il coronavirus rende sterili. Nadia inizia anche a chiedersi se l'esame è errato e chiama un suo amico dottore, ovviamente complice delle Iene. La sportiva è allora convintissima che l'esame sia sbagliato. Le Iene, scherzo, a Nadia Fanchini. Il compagno si è fatto sterilizzare volontariamente. L'amico medico spiega ai congiunti che David non ha spermatozoi e a questo punto l'uomo inizia a dubitare che Alessandro sia suo figlio. Nadia ovviamente non ha mai tradito l'amato compagno e forse lo avrebbe fatto sotto effetto di stupefacenti, come dice lei. La Fanchini cerca di far notare anche l'incredibile somiglianza tra il piccolo e l'uomo, ma chiaramente inizia ad agitarsi. L'ex campionessa di sci chiede allora al compagno se vuole fare il test del DNA. Poi lei inizia a perdere la pazienza e scoppia a piangere e ad affermare di non averlo mai tradito in tutti questi anni. Nadia allora punta tutto sull'ironia e dice al figlio che è un miracolo del cielo come Gesù. La mattina dopo, un amico che lavora in ambulatorio chiede alla Fanchini di presentarsi in studio per parlare di persona. Lei si fionda convinta che sia successo qualcosa e che David non sia sterile da sempre. L'amico spiega a Nadia che sul referto del compagno c'era scritto vasectomia totale. La Fanchini capisce allora che è questo il motivo. L'amico mostra il referto a Nadia, lei prova a chiamare il compagno, che non risponde. La povera Nadia inizia a insultare David. Arrivata a casa, Nadia mostra immediatamente il referto dell'amato compagno e afferma di andarsene a casa sua con Alessandro. David prova a spiegare che comunque il loro rapporto non cambia per questo motivo. Nadia non è della stessa idea e lo accusa di non volere più figli, ma lui risponde subito che era lei a volere tanti bambini. La Fanchini proprio non può crederci, il compagno avrebbe potuto parlare con lei. Nadia non riesce a non insultare David e pensa che lui sia malato di mente. La donna non ha intenzione di rimanere con uno che racconta bugie e scoppia in un pianto isterico. La sportiva è davvero su tutte le furie. Nadia inizia anche a minacciare David con una posata e chiede al compagno di andarsene,
dopo una scenata pazzesca, la Fanchini esce per andare da sua madre e David ammette che era tutto uno scherzo delle Iene. Che cosa ne pensate del nuovo scherzo delle Iene a Nadia Fanchini? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.